E salve a tutti! Oggi è una giornata piovosa dalle mie parti e dalle vostre, fatemelo sapere nei commenti. E parleremo di programmi per bambini in questo video, ma non di programmi qualunque, di quelli più famosi che però a volte mostravano scene che non erano per niente adatti ai bambini. Diciamocela tutta, a volte una battuta un po' troppo sconcia o un'immagine a sfondo M spinto hanno portato alcuni amanti di internet a trovare le cose più assurde. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Ah, un attimo solo, guardatevi velocemente la pagina Instagram ufficiale del canale per trovare immagini stupide e curiosità da ogni parte del mondo. Chissà, magari riesco a togliervi un sorriso in queste brutte giornate. Cominciamo sul serio, dai! Teletubbies. I Teletubbies erano un bellissimo show per bambini che guardavo pure io. Adoravo osservare degli strani esseri colorati che si abbracciavano tra di loro e si strusciavano con le loro pance da quarantenni da divano e TV. Sì, ho detto adoravo, Perché di recente ho scoperto un paio di video alquanto bizzarri che mostrano i nostri quattro amici colorati compiere azioni poco adatte ai bambini, tipo questo. Ok, è diventato anche un meme negli ultimi tempi visto quanto era divertente. Ma la cosa più incredibile è che erano sempre osservati dal sole in alto con un sorriso da vero guardone. Sì, a pensarci ora questo telefilm aveva tanti, ma tanti lati oscuri. Potrei farci un intero video. iCarly. Dal 2007 al 2012 veniva trasmesso uno show molto seguito per ragazzi e bambini, chiamato iCarly. Una cosa a cui non avrete fatto sicuramente caso sono tutte quelle scene infinite dei ragazzi del cast che giocano o fanno cose strane con i loro piedi. Vi sembrerà una cosa da niente, ma non lo è. Il produttore Dan Schneider è stato accusato di essere un molestatore e di avere delle foto di piedi di adolescenti sul suo PC. In effetti quelle foto c'erano e lo show è stato chiuso a causa della notizia. Anzi, moltissimi show prodotti da lui sono stati bloccati a poche stagioni. Tanti affermano che non abbia mai avuto rapporti indecenti con le sue attrici, ma che avesse un carattere irascibile, così tanto da arrabbiarsi per un niente. Secondo altri ancora, anche le foto trovate sul suo computer sono state messe lì da qualche hacker. Voi che dite, ci credete? Fatemelo sapere nei commenti e andiamo avanti. Zoey 101. Anche qua si va davvero indietro. Nel 2005 veniva trasmesso per la prima volta Zoey 101 con protagonista la sorella minore di Britney Spears, cioè Jamie Lynn Spears. Mamma mia, troppi ricordi, mi scende quasi una lacrimuccia. Quanti di voi tornavano a casa dopo la scuola solo per vedere queste serie? Tornando comunque al nostro discorso, la serie era di Dan Schneider e quindi avete già capito di cosa stiamo per parlare. Anche qua c'erano scene alquanto strane con i piedi, specialmente della protagonista che a volte venivano massaggiati o utilizzati per chissà cosa. Nel 2007 si è concluso senza finale, all'improvviso, e molti pensano sia per colpa del nostro amante di piedi, ma in quel periodo ancora non si sapeva niente. Nickelodeon ha detto che era per via della gravidanza di Jamie Lynn Spears, senza la protagonista non si poteva fare niente. Secondo vecchi rumor si pensava il figlio fosse di Dan, ma erano tutte voci false. Sam & Cat. Sam & Cat è stato un altro show di successo della Nickelodeon, lo ricorderete forse perché una delle protagoniste era Ariana Grande, nella parte di Cat Valentine. L'attrice ai tempi era ancora la dolce e innocente ragazzina che molti hanno amato, poi è esplosa diventando una cantante di successo attraente come poche. In questo telefilm troviamo davvero tante ma tante scene che forse non erano adatte ai bambini, e sappiate che era di Dan Schneider, quindi beh, tanti tanti piedi utilizzati in tanti modi diversi come potete vedere. E pausa quiz. Diamo oggi la risposta alla domanda posta due video fa quando ho parlato dei segreti di Pimp My Ride. La risposta era pesce palla. Anche i delfini sono strafatti a volte grazie al veleno di questo animale. E passiamo quindi al prossimo quiz. Questa volta dovrete andare a vedere il video appunto sulla verità su Pimp My Ride per trovare la risposta. Come si chiamava la ragazza che ha dovuto mentire sulla sua età durante un episodio? Invece di 25 anni ha dovuto dire di averne 22. Risposta al prossimo video e continuiamo. Art Attack. Ogni mattina alle 6 mi svegliavo solo per vedere le repliche di questo incredibile show.
Ogni volta si inventavano cose assurde che in teoria dovevano essere facili da fare utilizzando semplici strumenti da casa, ma sappiamo tutti che non era così. Vabbè, a parte la grande delusione nell'aver scoperto che non avevo un gran talento artistico, possiamo dire che Art Attack era uno show al 100% per bambini. Non c'erano mai state scene spinte o altro, ma, esatto, c'è il ma, vi ricorderete sicuramente della inquietante statua parlante. A me faceva paura, non so voi, un coso molle che si muove qua e là e ha pure delle emozioni. Sulla sua testa in pochi hanno notato una scritta, cioè sex, che sapete benissimo cosa vuol dire, ma come mai nessuno del cast lo aveva mai notato? Sarà perché è stato messo lì apposta? Mr. Bean. È una delle serie più belle e divertenti mai viste, con il suo protagonista che è un adulto ma si comporta come un bambino facendo sorridere milioni di spettatori. Eppure anche qui più di una volta abbiamo visto senza accorgercene delle scene alquanto fuori dalla portata dei bambini. Fortunatamente eravamo troppo piccoli quindi non potevamo rimanere sconvolti o riderci su. Un episodio in particolare ha suscitato un po' di scalpore nelle persone. Mr. Bean era dentro la macchina e si stava preparando in fretta e furia per andare a lavoro. E dopo essersi lavato i denti è successo questo. Ok, diciamo che non era affatto bellissimo da vedere. Nonostante le critiche non è successo niente di che, anzi, questo evento ha accresciuto la fama della serie che ha avuto il via per creare pure il cartone ufficiale. Insomma, potete dire quello che volete, ma Mr. Bean rimarrà per sempre nei cuori di tutti, anche nei momenti peggiori. Dragon Ball. È uno degli anime più conosciuti di tutti i tempi. Insomma, dopo 676 volte che Italia 1 ha fatto la replica, chi non lo conosce? C'è stato un periodo in cui chiamavo Dragon Ball tutti i cartoni perché non guardavo altro. Comunque sia, come ormai abbiamo capito, i giapponesi sono giusto un pochino fuori dal comune, specialmente nei loro cartoni lasciano intendere molte cose, e non sono per niente da bambini queste cose. Eppure Dragon Ball doveva essere adatto a tutti, ma specialmente la prima serie è stata censurata moltissime volte. Tante sono le scene censurate da Mediaset e tante sono le volte in cui noi innocenti bambini degli anni 90 non abbiamo capito bene la situazione. E forse è stato meglio così, o no? Lazy Town. Ormai nei video sul canale Lazy Town è diventata una cosa frequente, ma come mai? Perché questa peculiare serie vincitrice di moltissimi premi è anche piena di messaggi e segreti stranissimi. L'ideatore del programma, per esempio, è anche uno dei protagonisti, cioè Sportacus, che sembra avere un legame molto molto profondo con Stephanie, la protagonista. Così profondo che più di una volta molti genitori si sono ritrovati a mandare lettere ai producer chiedendo di non far attaccare così tanto Sportacus a Stephanie, che aveva 8 anni. I due si abbracciavano spesso e volentieri si ritrovavano in situazioni poco adatte ai minorenni, tipo in queste immagini. Sono solo due, ma nello show potete vederne migliaia di milioni di cose del genere. SpongeBob. È forse la serie animata con più messaggi subliminali al suo interno. Parla di una spugna di mare che vive dentro un ananas, in un mare che ha dentro un altro mare, in un mondo dove il protagonista riesce pure a fare bolle di sapone. Sì, beh, dettagli, non siamo qua a parlare di questo, ma della moltitudine di scene a sfondo adulto che possiamo trovare, come qui. Il nostro amico giallo stava guardando uno show che a quanto pare è considerato sexy nel suo mondo, perché all'improvviso cambia canale quando arriva Gary, il suo animale domestico. Oppure quest'altra scena dove gonfia dei palloncini che somigliano, lascio a voi le risposte. E sono solo due dei tanti fantastici messaggi subliminali che potrete trovare nello show. Insomma, divertitevi perché online ci sono migliaia di video esilaranti. Il laboratorio di Dexter. Ok, voglio essere sincero, io amavo questa serie, anzi anche oggi mi rifarei una bella maratona. Parlava di un bambino con una genialità fuori dal comune che aveva un laboratorio nascosto in casa sua. Ogni giorno creava gadget e cose tecnologiche pazzesche, che però portavano una moltitudine di guai, anche a causa della sua adorabile sorellina. Ma pure questo show non è libero da messaggi alquanto strani e subliminali. Un episodio in particolare però aveva fatto infuriare le mamme e le donne di tutto il mondo. Qui possiamo vedere la vicina di Dexter mettere qualcosa in forno abbassandosi.
Nel suo enorme sederone possiamo trovare la scritta «Trofeo di papà». Ha fatto infuriare tutte le donne perché trasformava quest'ultime in oggetti da sposare e tenere a casa, come se loro fossero brave solo a cucinare o stirare. Insomma, non un bellissimo messaggio da dare a dei bambini, che possono facilmente farsi influenzare. E con questo concludiamo. Di messaggi subliminali nei cartoni o nei telefilm e film per bambini possiamo trovarne a mille, quindi fatemi sapere se ne conoscete altri. Noi per oggi ci lasciamo qua e mi raccomando, se duraiati è la via. Alla prossima, sempre qui, stessa voce e orario fin troppo diverso per essere vero.